anche nel cuore dell'Artico. Guardate questa immagine. Siamo oramai quasi a 100 metri. L'immensità del lago ghiacciato la state vedendo anche voi. Vi faccio vedere che è un'immagine reale perché sto tiltando la camera. Vedete? Miei cari amici, buonasera dalla Lapponia. Ci troviamo proprio nel cuore dell'Artico. Ieri sera eravamo a meno 29 gradi, oggi è decisamente più caldo, come vedete, insomma un'aria più primaverile. E sapete cosa stiamo tentando di fare? Guardate un po', stiamo cercando di far volare il piccolo di casa Autel, il Nano Plus. Ma riuscirà a volare in queste condizioni, soprattutto con questo freddo, queste batterie così piccole? Noi ci proviamo e vediamo un po' se l'esperimento riuscirà. 3, 2, 1, motori. Intanto si è acceso e vediamo il decollo. Take off! Il nostro piccolino si è alzato in volo, forse trema un po' dal freddo, ma riesce, come vedete, ad accettare i comandi. È veramente degno della flotta Autel. Guardate, si sposta verso il lago ghiacciato. Proviamo un'alzata. Vedete come va in alto. Non lo ferma niente, nessuno, mi sembra. Guardate anche nel cuore dell'Artico. Guardate questa immagine. Siamo oramai quasi a 100 metri. L'immensità del lago ghiacciato la state vedendo anche voi. Vi faccio vedere che è un'immagine reale perché sto tiltando la camera. Vedete? Si può ruotare anche il drone in modo tale che vi rendiate conto che tutto funziona alla perfezione. La batteria è al 59%, non è nemmeno del tutto carica. Quindi una piccola prova, lo spediamo a 200 metri per vedere come sta e poi torniamo a terra per fare qualche altro test. Direi che il primo però si è concluso piuttosto bene. Guardate un po', siamo oltre 200 metri. Beh, direi che come primo test può andare. Le batterie sono sempre carichissime, al 57%, e la temperatura è sempre fredda, molto fredda. A fra poco. Vogliamo fare un altro esperimento? Tentiamo con questa luce molto scarsa e questa temperatura molto bassa se i sensori del Nano Plus funzionano. È una delle aggiunte di questo grande oggetto mini. Guardate, sono tutto motori, vedete? Però si è fermato. Il nostro Nano Plus si è fermato. Non prosegue la marcia in quanto ha trovato l'ostacolo. Quindi, come vedete, anche i sensori in queste condizioni funzionano. Ovviamente stiamo parlando del sensore frontale. Vogliamo fare anche la prova con il sensore posteriore? Adesso proviamo in retromarcia e vediamo come va. Vedete? Tutti i motori, tutto motore indietro, ma il drone si è fermato. Vedete? Quindi direi funzionamento impeccabile anche in condizioni di volo proibitive. Abbiamo superato i 200 metri con estrema naturalezza. I sensori frontali e posteriori funzionano anche in scarsità di luce e anche con la predominanza di un ambiente piuttosto bianco. E il nostro drone, vedete, nel laterale ovviamente è privo di sensori. Noi ce lo facciamo passare sopra la testa e naturalmente concludiamo così il nostro volo. Un saluto e un arrivederci a tutti.